siamo in Puglia, nella provincia di Brindisi e a Ostunie, a circa 230 metri sul livello del mare. È detta anche Città Bianca per via del suo caratteristico centro storico, che un tempo era interamente dipinto con calce bianca, oggi solo parzialmente. La statua di Santa Rosa, come un punto di riferimento in questo santuario qui. Dal 1994 al 2015 ha ricevuto la bandiera blu e le 5 vele di Legambiente per la pulizia delle acque della sua costa e per la qualità dei servizi offerti. Hanno messo un cancello perché lo stavano rovinando. Beh, giustamente. Ed ora in località Cirasuo, dove ci sono altri belvedere. Quando c'è la tramontana da sto lato è come lo scirocco a Taranto, si crea la foschia, capì? Invece con lo scirocco è tutto pulito. Col paracadute formalato, sì. Praticamente quello tipo l'ala del taglio. Bravo. Prendo la rincorsa, si butta. Scienza, la leggenda del flamenco della Taranta, è fra l'algebra e la magia, la scia di quei marinai, è quell'onda che non smette mai, è il Mediterraneo, sì. Torrecane e siamo in località Monte Le Fergole a 341 metri sul livello del mare. Il Mediterraneo sì, la fortezza che non te ne porta, ad ogni una porta ampare, la ricchezza che ognuna porta, ogni uomo con la sua stella, nella notte del Dio che balla, e ogni popolo col suo Dio che accompagna tutti i marinai, è quell'onda che non smette mai. Mediterraneo sì. E la masseria Mozzone di Sotto. Navigando tra nord e sud, tra l'oriente e l'occidente, e nel mare delle invenzioni, quella bussola per navigare. E sullo sfondo Monte Piantella e Monte Le Fergole. Ed ora attraversiamo Montalbano. Turistica, ma qua si stanno attrezzando proprio bene. Beh, fanno benissimo, fanno. Sì, fanno le escursioni sui Morelli, le passeggiate, vedi, nel parco delle dune costiere, poi c'è il mare, spettacoli qua, i film. Sono sparsi in tutta Europa. Ed ora in direzione Lamia Morello. Thank you.
Bellissima dentro, è enorme. Vedete, c'è la colonna, sì, la colonna. Certo che la vado a vedere. E da qui fino alla fine della lama ci sono, sono tutte grotte, se tu vedi dai lati, dai diversi lati, sono tutte. Si va fino là in fondo. Caspita. No, c'è qualcuno, vedi là hanno messo le bandiere. Vuol dire che non più. E siamo giunti a Torre San Leonardo. Allora là. Poi di qua si può. Se tu vuoi andare, puoi fare Torre Santa Sabina. Ah sì, hai fatto tutto fino a Torre Guaggeri, fino a Brindisi pure. E si ritorna per Lama Cornola. Ecco cosa ha combinato la lì. È un ponte bellissimo. Immagino. E qui c'era un altro ponte che non esiste più. E adesso bisogna guadare. Per fortuna non ci sta l'acqua. Ed ecco Ostuni. E con noi c'è Anthony, che è inglese, è venuto in Italia e praticamente fa i muretti a secco. Backcrawl. Signori. Buongiorno. Dimmi. Sì, il nostro custode. Santa Rompe. Il nostro custode per tutta la giornata. Ciao! Ciao! E con queste stupende immagini, un arrivederci alla prossima e un grazie a Francesco e a Fabrizio. Ma qua non blocca nessuno.